Bella raga, ciao a tutti del Cumendone Veneziano, eccoci qua. Oh. Ah, oh. Ok, siamo contro Toronto, prima in casa, due vittorie lo score. E andiamo. Ok. Informazioni teniamo quella, a questo punto la Vin, lasciamo questo titolare qua. Vai. Siamo contro Toronto che per... Ah sì, ok, c'è Vince Carter, perfetto, perché cazzo, senza Vince io non so stare. Sarà un bel avversario Vince. Ma qua siamo. Guardali, guardali che belli. Allo United Center di Chicago, Toronto 1-1, Chicago 2-0. Non c'è la Parson Project, no? Kevin Harlan here, joined by our analyst Greg Anthony and Hall of Famer Doris Burke. Plus, reporting from the sidelines, another Hall of Famer David. Beh, dai, l'inizio delle partite dobbiamo vederlo perché è troppo bello. Well, the NBA. Ok. And a chance now to look at the schedule for the Raptors. Si comincia, raga. Monday, they'll go back home and will be hosting the Orlando Magic. Then on Wednesday, they'll be playing against Blake Griffin and the Detroit. Si comincia prima partita allo United Center di Chicago. The duo down low. Then there's Norman Powell. Comincia bene, aspettiamo che è tutto a posto. Opzioni, All Star, ok. And there's Carter, and it's Stoudemire in at the point. And for the Bulls, they've got Dennis Rodman. Inizia. Michael Jordan is out there with Mr. Moves. Then it's Wendell Carter. Subito MJ. And at the three, the small forward. Rodman non prende il rimbalzo. It's un po' di merda. And the coach's challenge has been triggered here. Coach wants a review of the out of bounds violation. And this is the exact type of play that I think is perfect for a review. Ho fatto qualche, ho schiacciato qualcosa che non dovevo schiacciare. Non ho ben capito. The out of bounds call. And depending on what point in the game it is, we can have Greg a huge impact. Cosa sta succedendo? So many games coming down. Non ho capito. Each possession so critical. Va bene. So we just got word from the NBA Replay Center via the official courtside administrator, and the original call will stand for the out of bounds violation. Ah, subito solo. Mamma mia. Inizio non positivo. This is up a timeout, so that's technically already a break that could happen, regardless of the call staying the same. Here's Mr. Moves. The Raptors getting the bucket. E subito Veneziano si presenta allo United Center. Certainly something every team wants to have. Oh, you love it, Kevin. Fearless, aggressive, leaving. Attenzione Carter. Beh, non è mica sempre Natale, rimbalzo di Veneziano. MJ. Michael Jeffrey, dai. Ecco, sono i suoi tiri. No! Oh, erroraccio. Back to Rodman. Second shot opportunity, and it's caught. Ho sbagliato tasto, zio. Okay. Still a dependable shot blocker. That is what got Serge Ibaka playing time. Carter, bellissimo per Ibaka. And Ibaka slams it in. Ah, inizio difficile per i Bulls. Non siamo a livello pro. Here's Mr. Moves. He picked up 12 points in their last win against the Grizzlies in Memphis. And his court vision was extraordinary too. Let's not forget that. He was flawless passing the ball. Devo imparare a difendere, ragazzi, ve lo dico. Wendell Carter unable to get his last shot to go. That one goes. Mamma mia, questi ne mettono dentro uno dopo l'altro. Second bucket of the night. Doris, what do you think it's like for a team coming into a new season with a new head coach? You know what's fascinating to me is each individual organization, Kevin, seems to have their own vernacular, their own verbiage to describe their system. So with a new coach, oh yes, he's putting in a system. Dai, pian pianino prendiamo confidenza. Parla il blocco, parla il blocco, Carter la mette. My God. This is as good as it gets for a first quarter in terms of shooting the basketball.
No. Ok ragazzi, manca un minuto. Abbiamo recuperato qualcosa, ma è durissima. Siamo come contro i campioni in carica, eh? Ci ho pensato. Ci ho pensato dopo sta cosa. Siamo contro i campioni NBA in carica. Il problema è la difesa, raga. Ok, roba nostra. Vai Dennis. MJ, yes! Dai che torniamo. Loro sono i campioni, ma noi siamo in Chicago, cazzo. Vogliamo tornare a vincere. Madonna in faccia, me la metto. È impossibile da casa sua, qua ho sbagliato io. No! Vaffanculo. Dai, poteva andare peggio. Ok ragazzi, gli ultimi due minuti. Sto soffrendo come un cane, raga, è durissima. È durissimo questo di Kerr. Perché prendo sti tiri? Adesso regala anche il fallo, benissimo. Due punti facili. No, per fortuna no. The Raptors shooting their 7th and 8th attempts at the foul line tonight. And as a team, excellent. A season ago, about 80% when they got to the line. Here's what Chicago is going with right now. Markkanen, he's checked in for Carter. Fallo però. Non andiamo dalla lunetta. Now here's Jordan. MJ. Bravissimo, Tapish. È andata bene, dai. È andata bene Markkanen. It's tough to keep off the board. Solid. Non imparare a difendere però, perché se no contro le big ai playoff, visto che i playoff ci arriviamo, perché... Guarda, missile di Carter, ciao, niente da fare, loro le segnano tutte. Van Vliet got assist number 5 here tonight. That's his first triple of a second period, third of the game. Pass to Porter. Kerr against Lowe. Bravo Kerr, bravissimo Kerr, dai che è entrato bene. Cerchiamo di non prendere un grosso svantaggio, raga. No, veramente un sasso, cazzo. Un mattone ho tirato. Non può mettere anche questo. Che cagata, zio Ken. Le cagate che non devo fare le ho fatte. Carter's got his third assist on the night. Ai. Bulls trail by 9. Shot in game one separated by 5. Ian Levine, here we go. Buono. Però meno 7 sono tanti, E comunque possesso Toronto. Cerchiamo di non regalargli un tiro semplice. No, non può metterlo. E rimbalzo offensivo. Già terzo fallo di MJ. Che dura ragazzi, vediamo se riusciamo. Meno 8. The shooting touch and the drive to keep improving. Jordan dishes to Levine with one on the clock and he got brutto tiro di MJ. Chiudiamo l'intervallo a meno 8. L'è dura, l'è molto dura, raga. Questa è Toronto. Sarà una squadra da battere, secondo me. Bravo Kerma. Siamo veramente al limite, siamo arrivati anche a meno 18, ho recuperato un po', ma il problema è proprio la difesa. E loro le mettono tutte. Arginen kicks to Kerr.
Bravo Kerry, questo momento è Kerry che ci sta tirando su. Bravo Steve. Non può metterla da casa sua e la metterà, sì, però le mettono tutte, oh. Le mettono tutte. Ecco, e poi io sbaglio. Quando faccio ste cagate, oh. Stoppata, ma... Non puoi pretendere di vincere sbagliando così tanto, bisogna prendere molto la mano. Ma è andata, cioè, salvo miracoli è andata questa. Good ball movement here by the Bulls. Six on the shot clock. Let's it go from 14. Un tiro di merda. At one point they led by 16. About 3 seconds between shot and game clock. Passes it to Davis. Markkanen pulls it in. Sono troppi, troppi errori. Dai, missile! Solo rete! Dai, un po' di cuore. Siamo sempre a meno 10. Speriamo sia l'inizio del riscatto. Ok. Ci iniziamo anche il quarto quarto. E dopo la fine. Adesso palla a Toronto per l'ultimo quarto. Speriamo di non cominciare. Sarebbe brutto perdere già la terza, però. Vabbè, ma che sforzo, sempre soli, però, dai! Subito tripla che ci fa capire che è finita. Cosa fa MJ? Ci tiene a galla Michael, ma la linea di galleggiamento è veramente... Ma no, un raddoppio così. Dai MJ, questa è tua, questa è... Bravissimo, dai. Siamo partiti bene, dai. And giving up some inches inside, but makes up for it with an aggressive style. Well, he's attacking. Bisogna selezionarli bene. E loro segnano con una facilità disarmante. What a tremendous finisher on the move. White dishes to Jordan, and they double up Jordan. Right side Levine. Vai. Questo mattone. Now Toronto takes it the other way. Back to White. The pass to Jordan. Outside White. Carter with the three. And it's Toronto. Ecco un po' di fortuna comunque. Ah, bene. Lowry passes to Powell. Let's a floater go. Stoppata. Recupero, ero a meno 2, torniamo sotto. Non riesco a tenere a... Una volta che rimonto dopo so cazzi. Sì! Grandissimo questo. Grande, grande, grande Carter. E la mette, dai. Dai che non siamo morti. Guarda che punteggi ragazzi. And so here's Toronto. At one point they led by 16. Vediamo se sbagliano qualcosa anche loro, perché hanno fatto una partita anche buona, ma che cacchio. Ok, vai Dennis, bravo, ottimo rebound. MJ, no! Meno male. Aspettavo la schiacciata, dai. Meno 3, bravo MJ, ma grande che veneziano ve l'assist. I due mattatori. Migliore in campo Vince Carter. Sì, beh, ha fatto una partita, ragazzi. Non è ancora il momento di veneziano. Now here's Stoudemire.
per blocco. Abbiamo difeso bene. No, gli ritorna. Ma dai, è ritornata in mano. Ma che culo. Va bene. Bella partita, meno 5. Eravamo anche a meno 18. Kicks to Carter. Some nice ball movement by the ball. Marcato in maniera importante. Back to Levine. Here's the three. Non so più cosa fare. Mi è andata bene qua, solo, non solo rete, ma mi è andata bene. Ma non posso giocare senza MJ adesso. No, tutti su di lui. Non tutti su di lui. Cos'è adesso? Ma no, ma dai, ho sbagliato a chiamare il timeout. Ma sì, ok. Ecco, bene. Adesso è persa, sì. Buttata via così. Che bello. Cristiano, la perde, finita. Carter mette la parola fine. Buttata via così. Grazie Joe. Rodman la mette dentro, ma 5 punti, manca un minuto. Dai, proviamoci, crediamoci. Veneziano, la Veneziano la mette, incredibile, meno 3, non ci voglio credere, perderla così. Veneziano la prende, Rui come la prende, il come la prende, meno uno, cosa ha fatto Veneziano? Sì, stiamo buoni. Non può metterla. 6 secondi. Pippen, 3. Sì, a un secondo. Scomi, Pippen. Non ci credo. Non ci credo. Manca, per un secondo. No, oh. Calma. Sì. Sì, si scume. Ciao Vince Carter. Partita mostruosa. A questo punto, avendo i risultati, potrei mettere anche i 10 minuti, perché sennò veramente vengono fuori risultati pazzeschi. Vediamo il tabellino. Jordan fa 37, 7 rimbalzi, 4 assist. Veneziano fa 20 punti, 4 rimbalzi, ma 16 assist. È sempre il re degli assist, c'è niente da fare. Rodman 18, 17. Mamma mia, ragazzi. Sì, direi che possiamo anche abbassare il minutaggio che ci facciamo prima, perché sennò diventano punteggi tennistici. Sì, tennistici nel senso buono, perché non, si, cioè, siamo, non stiamo parlando di PES, però dico che sono 140, 148. È un po' stracciata. Mamma mia, che vittoria. Che vittoria, ragazzi. Che vittoria, raga. Buono. Adesso contro New York, Cleveland. Ce la facciamo con Detroit adesso. Contro i Bad Boy di Detroit. Allora. Simula fino a questa data. Abbiamo vinto. Benissimo. Altra grande vittoria.
Ok raga, siamo contro i Detroit di Isaiah Thomas, Joe Dumars. Mamma mia, se sarà dura ragazzi. Hanno un record di 3-2 loro, eh. Ma che vittoria. Let's get right into it. We have the winners of the first ever NBA 2K20 shoe creator. Ok. Nei panchina Rose. Vai. Siamo allo United Center, 3-2 Detroit, 5-0 Bulls. Ho messo 10 minuti anche per le squadre e per la CPU, perché sennò ho visto con i campioni che ci sono super forti, vengono fuori i punteggi troppo alti, eh. Ok, palla Detroit. Thought they'd be in at this stage of the season. Well, yeah, Greg. I mean, they had a plan coming into the year. I mean, they stuck. E parte bene Detroit. Mamma mia, era una partita sentitissima all'inizio degli anni 90. Oh, subito fallo di Dumars. Comincia bene Detroit. They've got Pippen, Mr. Moves out there with Jordan. Then there's Carter, and it's Rodman in at the four slot. MJ. Jordan against Dumars. Now here's Jordan. Rodman right there. Era Rodman, i primi due punti per Chicago. Ma Pippen cosa mi ha regalato, madonna. E palla rubata di Veneziano. Adesso qua fa subito fallo. Felt like it was a full circle, it was completion of being in front of those fans that gave me so much energy there at Oracle Arena, the ones that showed me so much love as a rookie. I mean, I couldn't even, my goatee didn't even connect then. I couldn't even grow hair on my face then, and to come back as an old man my last year, it was a blessing to see those same faces and people who support me. By the way, that is a cosa ha messo ragazzi, mamma mia. I've been working on it. Missile da tre. Veneziano, bellissimo Carter. Hop. Dumars. Bello, qui sono le svarionate difensive. MJ è solo e la cica, ma Rodman, grandissimo Rodman. Veneziano, solo rete. Non capisco che tasti schiaccio, perché non comprendo proprio che ogni tanto mi succedono questi falli. We're just about 2 minutes into the first quarter. Passes it to Snell. Bravissimo, vai Pippen. Carter. Sì! Alley-oop! La Jordan, la da Veneziano! Yo-yo! Ripete la situazione con Toronto. Primo tempo disastroso, percentuale del tiro bassissima per noi. E veniamo imbucati così. Che bello! And just tax a few more points onto their lead. Niente da fare. Ah, that's bringing it down hard. To the paint. No. And Zach LaVine gets the whistle. Ha fatto fallo. That's his first foul. A different look here for Detroit. Luke Kennard comes in for Joe Dumars. And it's Rose in for Thomas. Here's Rose. Ma perché non lo ma... Ma dai. Questa idea che sarà dura rimontarla. Troppi punti di svantaggio, un attacco micidiale, peggio ancora di Toronto, ragazzi. Ma guarda!
No, là, manco la stoppata, cazzo. Ma che fatica, raga, che fatica. Ogni partita è una battaglia. Ma dormiamo. When you watch the Bulls play, Chris, they just seem to lack an organizational direction. Yeah, Gia, you're right. I mean, the team committed to Boylan to shake their youth. They veramente pochissimi punti per MJ. Rodman è il migliore in campo, probabilmente, dei miei. Anche veneziano. Vabbè, ma dai. Va bene. I'd love to see them impose themselves a little more. Questa proprio non ci siamo. That's a great way to find confidence. Always a surefire way to get back in the game. Now here's Pippen. He's got seven. Secondo tempo bisogna ribaltarla, perché sennò, ragazzi, sono cioè, quantomeno cercare di rimontare un po'. Niente, sempre da soli. Rebound by the Bulls. He had 2 3-pointers in the opening quarter, but he hasn't been able to connect yet here in the second. Ma Dio Cristo, Steve! Ma dai, era semplice sto passaggio. Offensive rebound. Anche l'imbalzo, lo riprendiamo. He's not using his head this quarter. He's got to get back to finding how to set shots. E vaffanculo, dai. This is what I'm talking about, the mindset of Porter. When he's driving inside, he wants. Facciamo primo e terzo quarto, i primi minuti e il secondo e il quarto, gli ultimi. Fallo, vai. As the whistle blows, he'll shoot 2 free throws. It's gonna go on Otto Porter Jr. And with the offense getting right to the rim, at least. Due liberi importantissimi. Meno 15, raga. Per carità, abbiamo recuperato il meno 18. Il meno 18 a tuo col Toronto, però. Abbiamo vinta una in casa e 4 in trasferta. And that's another area where he is just a superb player, excellent at the free throw line. Cerchiamo di non... No, ma porco zio. Va bene, no, ma io barco uno, posso tenerne. Gli altri dove sono? Va bene. Disastro. Bulls trail by 15. And now let's check out the lineups courtesy of Gatorade. Adesso con il quintetto base dobbiamo recuperare. Bravo veneziano. Una gran partita finora. 6 punti, 43% dal campo. No. After Chicago picking up a basket just moments ago. Outside Thomas. Shot clock at 6. Aia. Vabbè, ma non può metterle così per ogni volta, oh. Che do coglioni. He'll smile at you and then he'll cut your legs out from under. Here's Mr. Moon. Veneziano, boom! He's been fantastic, but he can't do it all by himself. Some of the other guys need to lighten the load and step up. Inside. Non puoi mettere anche questa, manca molto MJ comunque. Here's Mr. Moves. He's got 10. Deve entrare in partita MJ. Fallo, ma deve entrare in partita Michael Jeffrey. 5 punti, 3 assist al terzo quarto. Che time out? Your reputation precedes you as a shot blocker. So as a shot blocker, you've already blocked enough shots that everyone knows, hey, I'm Rudy Gobert, don't come here, in here, unless you want to get that shot swatted out of the way. My name's Joel Embiid, did you see my highlights the last game? So really what I'm saying is a buono, shot blocker due, dai. Always in your thought process. I still have nightmares about Matumbo. Oh, come on, let's go to the next goal. Svegliarci venerdì. Ma perché? Ma io sto mal. Ma gli altri devono. Vabbè. Allora, mi sto nervosendo ai massimi. Rodman, bravo. Noi siamo avanti 2 in 2. Rodman 16 punti, 8 su 11. Incredibile partita di Rodman, che però serve a poco perché stiamo perdendo di 13. Eccoci qua, questa deve essere la riscossa. MJ Scottie.
Stefano Mottola, who was actually Lori's high school coach. Markkanen is soft-spoken and family-focused. Non siamo squadra. Al secondo tempo, lo sappiamo. Da solo, gol, gol. Gollazzo. Questo è proprio gol. And so here in Chicago, after John Henson was able to get the trip, Jordan the best. No, Rodman però è andata bene qua. Ma Rodman oggi è in formissima, eh. Outside Thomas, here's Dumars. Good, and the assist goes to Thomas. Infermabili. Dumars, Thomas, infermabili. That makes him 4 for 5. I mean, I think that's pretty good numbers. I mean, they've got to be pleased with how things are playing off so far. Veneziano sbaglia. Back to Pippen. Pippen is double. He feeds it to Jordan. Tries again. Grande Jordan, mamma mia, grandissimo. Meno 10, ma bisogna cominciare a recuperare un po' di più. E basta regalare punti semplici. Bravo Rodman, dai. Some nice ball movement here by Chicago. Carter right side. Mr. Moves passes to Carter. Henson against Jordan. Troppo coperto. Devo provare il tiro impossibile. Sì! Mr. Moves got it back down to a single digit deficit for the Bulls. E dopo regaliamo sti cani. Ma porco zio. John Henson. Sempre gli altri. And his focus, guys, has been laser sharp, and his touch from the field. Punto ci divide. Attenzione, missile. Sbagliato. Si suda troppo, ragazzi. Comunque partiamo da diesel e poi miglioriamo, Veneziano! Non entra. Yes. Mamma mia, fino a tutte le partite veramente giocate all'ultimo, cioè pazzesco, neanche nella migliore scenografia. Sì, amori, sì, 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 sì. La 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 la, voglio Alan Parsons Project. Yes. And good on the second, so he makes them both. The Pistons trail. Guarda il buco, guarda il buco! Sono un pirlotto allora. Time running low, guys, and somebody has gotta win this one. Yeah, well who knows? We might need overtime. Bellissimo! Veneziano per Rodman. Oggi Rodman è un cecchino. Leader in NBA per assist, Veneziano, ragazzi, cioè. Incredibile! Quella gente che c'è. Sì, vabbè, porco zio, però. Well, you know it's going to fire up, Greg, everybody on that bench. And rightfully so. Also, how lackluster was the defense right there? Merda, no. Ricominciamo. Bellissimo, Scotty! Shots good by Pippen. Per piacere, difendiamo decentemente. Sì! Sì! No, qua ho sbagliato veramente, ma è importante. Parlo di MJ. Regalato. Regalati due liberi. Incredibile, partite tutte sul filo. MJ, yes. Quella che eravamo a meno 15, ragazzi. No, che blocco, bello, bello, bello. Ma non va. Vai Dennis.
Ok. Più tre balls. Sta squadra è incredibile. Che inizio, ragazzi, che inizio di stagione. I nostri campioni danno il meglio alla fine, ragazzi, ma stiamo buoni. E la sbaglia. Madonna, Ernest, ma non le faceva ste cose nel primo quarto. Basta, basta. Sembra finita, sembra finita. Fallo. Prova nuovamente l'intenzionale. Comunque sempre punteggi alti, è pazzesco, Yes. Guardate Veneziano fiero. La squadra è forte, la squadra è forte. There's 25 seconds left to play here in the fourth. Ma pian pianino. Just 1 second between the shot clock and game clock. Again, the miss. Basta, Detroit non esiste più. Chicago with the ball. They're on a 16-6 run. E si va a vincere anche la sesta di fila. Giusto che la palla deve rimanere ad Air Jordan. Ok, 118-125. And so it's Chicago winning this one. Probably a little closer than they would have liked it, but a win nonetheless. Yeah, but I really got a sense that the fans gave him that. Il tabellino vede Veneziano 26, 1-4 assist per questa partita, non bene, però tanti punti. Rodman, solita double-double. Jordan 22, alla fine recuperato MJ, dai. Ok. Perfetto, ragazzi. Adesso ancora vedere le statistiche delle squadre, dei giocatori, ancora presto, siamo ancora alla sesta partita. Sinceramente ha poco senso. Ok. La prossima è contro Atlanta, dopo abbiamo... Ok. Ora qua ci possiamo fare... Allora, questa la simuliamo. Scusa? No. Ma no, ho perso quella con Los Angeles, ma zio Cristo. C'è la prima India... Sono una pippa, ragazzi. Quella con Los Angeles volevo farla. Ma dove cazzo ho cliccato? Ma zio che... Vabbè, andiamo a fare quella con Houston, allora. Comunque arriva la prima sconfitta, anche se non voluta, però... È arrivata la sconfitta contro Los Angeles e che viene assaltate 3. Invece pensavo fosse quella dopo, che pippone che sono. Il pippone cume. Ok. Vabbè, niente, la prossima contro io. Scusate, è arrivata la prima sconfitta comunque, ma Los Angeles ci ha battuto di 3 punti. Raga, un saluto dal Comendone Veneziano. Ciao!